Buongiorno amici e amiche, buon giovedì 30 giugno 2022. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Matteo capitolo 9 versetti 1-8. Salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile dire: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina?» Al di là del miracolo che il Signore opera, è interessante analizzare una dinamica della fede che Gesù stesso smaschera. Il Signore guarisce il paralitico, dicendogli di alzarsi, e gli ricorda la sua natura di figlio, cioè a dire che ogni volta che ci riconosciamo figli e ascoltiamo con fiducia la parola che Dio Padre ci consegna, allora vedremo la salvezza. Gli scribi, coloro che credono di detenere la conoscenza della Scrittura e si sentono perfetti, giudicano Gesù e lo chiamano addirittura bestemmiatore. Gesù li smaschera, mette in luce il fatto che anche chi si crede perfetto nella fede può nutrire nel cuore cose malvagie, fossero anche in difesa della stessa fede. Ma il fine non giustifica i mezzi. La fede è fiducia, abbandono e quindi obbedienza alla parola ricevuta, senza annacquarla però. Il rischio infatti è proprio questo. Spesso l'esigenza evangelica è alta e noi, pur di renderla fruibile a tutti, la riduciamo a qualche preghiera. Non importa quanto ci riusciamo, l'importante è fidarsi. Buona giornata a tutti.